Erano stati i consiglieri del suo stesso partito, Forza Italia, a chiedere al sindaco di Primio la sua testa. In caso contrario, non avrebbero votato il bilancio con l'effetto devastante della caduta del governo cittadino. Nei giorni scorsi, ai nostri microfoni, di Primio aveva replicato duramente, dicendo che nessuno avrebbe mai potuto imporgli di cacciare un assessore della sua giunta. A pochi giorni, da una nuova importante seduta del Consiglio Comunale, una sorta di resa dei conti, con le dichiarazioni distensive di questa mattina legate ad altre richieste dei dissidenti di Forza Italia, parzialmente accolte dal sindaco, l'annuncio a sorpresa di Carla Di Biase. Non nascondo e non nego che la grande dimostrazione di affetto e di stima personale dei tanti amici e anche di avversari politici che ho ricevuto quotidianamente hanno rafforzato le mie convinzioni. Ma la più grande dimostrazione di affetto, di stima e di lealtà l'ha data il sindaco di Primio, cosa che in molti non pensavano potesse fare. Beh, per me è sufficiente a riempire il mio ego, ma soprattutto il mio cuore. Lo ringrazio pubblicamente. Da oggi rimetto la mia delega nelle mani del mio partito, dei consiglieri comunali che lo rappresentano e del sindaco solo. Si torna dunque a fare politica in strada insieme alla famiglia di Fratelli d'Italia, presente oggi in pompa magna dal governatore d'Abruzzo Marsilio, ai coordinatori regionali, provinciali e cittadini Sigismondi, Tavani, Scimia e ad altri due consiglieri comunali che entrano a far parte del movimento guidato dalla Meloni, Stefania Donatelli e Nicola Rapposelli. Il fatto che questo attacco però giunga da consiglieri appartenenti a un partito che in qualche modo ha vissuto al suo fianco diverse battaglie, questo fa riflettere. Beh, sicuramente. Io penso che gli uomini si misurano in base alle proprie parole. Le parole di alcuni uomini di Forza Italia evidentemente non valgono niente. Fate il conto anche le persone che le esprimono.